Ragazzi, buongiorno, bentornati. Oggi voglio parlarvi di idrogeno, di autoidrogeno. Siccome sotto ai video della Tesla molti commentano che il futuro è l'idrogeno, voglio approfondire questo discorso con voi. Cosa che tra l'altro ho già fatto parlando dei camion a idrogeno Nikola e Mercedes, però siccome molti di voi sono nuovi nel canale, ci sono molti nuovi iscritti, vediamo di approfondire questo discorso per quanto riguarda le auto. Prima di cominciare vi ricordo grazie di iscrivervi al canale, mettere un like se il video vi piace e commentate, vedo molti commenti e mi piace interagire con voi, per cui ricordatevi di farlo. Veniamo alle auto idrogeno. Le auto idrogeno dai detrattori di auto elettriche, quando non hanno più argomenti, ti dicono l'auto del futuro non è l'elettrico, è l'idrogeno. Perché io non sono molto d'accordo con questa affermazione. Prima di tutto, l'auto elettrica non è il futuro, ma è già il presente. L'auto elettrica è già tra noi, sta aumentando esponenzialmente, se ne vedono sempre di più. Quindi definire l'auto elettrica il futuro direi che ormai non è più il caso. L'auto elettrica c'è oggi e ci sarà a maggior ragione sempre di più domani. L'auto idrogeno invece dubito che vedremo a breve e non so neanche se la vedremo perché la tecnologia delle batterie sta facendo passi avanti da gigante e l'idrogeno invece richiede ancora moltissimo tempo e vi spiego il perché. Allora, facciamo una breve sintesi di che cos'è l'idrogeno e soprattutto di che cos'è l'auto a idrogeno. L'idrogeno non viene più bruciato come a fine anni 90 nei motori a combustione, in cui si cercava di utilizzare l'idrogeno. Come avevo già detto nell'altro video, a fine anni 90 le compagnie petrolifere vedevano l'idrogeno come un'ottima alternativa alle fonti petrolifere. L'unica cosa è che l'idrogeno era chiamato, lo viene chiamato oggi l'idrogeno grigio o idrogeno nero o in tanti altri modi perché non arriva da fonti rinnovabili. Quello che facevano loro derivava dal metano, quindi comunque da una fonte non rinnovabile. Di conseguenza, visto che il mercato chiedeva carburanti alternativi e comunque fonti alternative green, diciamo così, le compagnie petrolifere si sono praticamente defilate da questa cosa. Quindi anche i marchi come BMW, Mercedes, che avevano investito per utilizzare l'idrogeno come combustibile, hanno cambiato rotta. Cambiare rotta cosa vuol dire? Vuol dire che oggi l'auto a idrogeno non è un'auto a motore, ma è a tutti gli effetti un'auto elettrica. Penso che lo sappiano tutti, però per chi non fosse al corrente, l'auto a idrogeno è un'auto elettrica senza la batteria, sostanzialmente. Al posto della batteria ha le fuel cell. Le fuel cell sono praticamente molto detto alla buona, come parlo io. È una scatola con all'interno dei catalizzatori delle piastre, con dei catalizzatori che trasformano l'idrogeno in energia elettrica, rilasciando semplicemente come residuo dell'acqua distillata. Quindi, al posto della batteria, la corrente ce la produciamo al momento. Le auto hanno comunque bisogno di una batteria, naturalmente più piccola. Mi sembra che alcune di queste auto hanno batterie da intorno ai 2 kW. Pensate che nei camion, ho visto un video in cui si parlava di camion della Hyundai consegnati in Svizzera, il pacco batterie è addirittura di 73 kW, quindi un pacco batterie come quello della Tesla, perché in ogni caso l'idrogeno. La fuel cell ha un ritardo per produrre l'energia elettrica dal momento in cui noi gliela andiamo a richiedere. Di conseguenza, la batteria deve fare da tampone per questo breve lasso di tempo. Quindi, come vi dicevo, l'auto idrogeno è un'auto elettrica a tutti gli effetti. Quindi, dimenticatevi il cambio, dimenticatevi tutte le cose che molti di voi considerano l'unica cosa per avere il piacere di guida. Il piacere di guida non è dato esclusivamente da queste cose, ma l'auto a idrogeno che qualcuno decanta per denigrare l'auto elettrica perché non ha più argomenti, è a tutti gli effetti un'auto elettrica.
Veniamo noi, torniamo noi perché qua il discorso si sta facendo ampio e sto divagando parecchio. Spero comunque di riuscire a tirare fuori un discorso abbastanza chiaro. Allora, dicevamo che l'idrogeno a questo punto, essendo un prodotto che in natura è abbondantissimo, forse è l'elemento che abbiamo di più in natura, però non esiste sotto forma di idrogeno, ma è sempre accoppiato ad altri elementi, quindi l'acqua naturalmente, quindi nel nostro pianeta, come sapete, l'acqua di mare, ad esempio, ne abbiamo una montagna, quindi abbiamo cioè mare e montagna, scusate, la divagazione, ogni tanto qui ci sarebbe il ma come cazzo parli, che non metterò stavolta. Stavo dicendo che quindi l'idrogeno deve essere scisso dall'acqua tramite un processo che purtroppo al momento consuma moltissima energia. Il consumo di energia per produrre l'idrogeno più o meno è sostanzialmente pari all'energia che poi noi andremo ad avere con l'idrogeno. Quindi abbiamo un processo assolutamente non conveniente sotto l'aspetto energetico ed energivoro, quindi produrre idrogeno costa tantissimo, tant'è che nella stazione di servizio di Bolzano e credo anche in tutte quelle in giro per il mondo, oggi mi sembra che un chilo di idrogeno si parli di 12-13 euro, tenete conto che la Toyota Mirai per fare 500 km utilizza circa 5 kg, quindi fa da sé che superiamo i 60 euro per fare un pieno, quindi lo stesso costo tra virgolette di un'auto a gasolio. Di conseguenza la prima cosa che possiamo andare a notare è che attualmente non abbiamo nessun tipo di convenienza a livello economico, tenendo conto che l'idrogeno non credo che abbia le accise che oggi hanno i carburanti, quindi in un futuro dovesse diventare dominante avremmo anche le accise che andrebbero ad aumentare questo costo. Ma lasciamo i prezzi a questo livello, non abbiamo la convenienza economica. Tenete conto che questo prezzo ancora non... l'energia lì a Bolzano viene prodotta in loco. Tenete conto che la produzione in loco è ancora più costosa, chiaramente per le economie di scala più piccole, di conseguenza un distributore non potrà prodursi l'energia, l'idrogeno sul posto. Quindi dovrebbe essere trasformato sotto forma o liquida o gassosa con altro ulteriore perdita di energia, parliamo di forma gassosa superiore alla pressione di 700 bar, quindi oltretutto sono dei serbatoi bomba perché c'è una pressione altissima, oppure per trasformarlo liquido si scende a temperature bassissime, quindi c'è un costo enorme anche solo per poterlo stoccare da trasportare. Dopodiché dovremo creare una rete di infrastrutture che al momento non c'è. Ipotizzando di utilizzare i distributori attuali, bisognerebbe convertirli, quindi creare comunque un'ulteriore cisterna dove andare a portare l'idrogeno e poi trasportarlo con tutti i mezzi del caso. Quindi capite che la cosa è lungi da venire come tempistica e al momento è assolutamente totalmente antieconomica. Di conseguenza oggi, dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di molti, l'auto a idrogeno è un semplice esercizio stilistico, è un semplice studio che è giusto portare avanti, perché come sappiamo le tecnologie cambiano velocemente, per cui magari troveremo un sistema per produrre l'idrogeno a basso costo e quindi tutto il discorso potrebbe andare a cambiare. Nel frattempo l'idrogeno è comunque una realtà, perché viene già utilizzato per i grossi trasporti, perché chiaramente una nave, un treno, adesso vi racconto dei treni, non ha la possibilità di mettere delle batterie così grosse per poter avere l'energia necessaria. E molti treni, anche se noi non ce ne rendiamo conto, anche in Italia non sono in reti elettrificate. Abbiamo ancora molti treni che viaggiano diesel. Ecco, in queste condizioni è partito il primo treno, mi sembra europeo, della Alstom, una compagnia francese che li produce, che ha fatto il treno ad idrogeno. In questo caso il costo diventa secondario, tra virgolette, può stoccare chiaramente molto più idrogeno di quello che può stoccare una macchina, di conseguenza possiamo
pensare di andare ad utilizzare questi treni e non inquinare. E questo direi che in questi casi qui, treni, aerei e navi, potremmo avere un grandissimo vantaggio per la densità energetica, che quindi, come vi dicevo, è nettamente maggiore delle batterie, quindi nello stesso spazio delle batterie ci sta una quantità di energia enorme rispetto a quest'ultima, e quindi possiamo fare tantissima strada. E chiaramente treni, navi e anche camion, perché comunque anche qualche camion possono non aver bisogno di un distributore come le macchine ogni pochi chilometri, perché voi capite che se anche mi dicessero mettiamo un distributore di idrogeno ogni 200 km, ma io poi devo andarci con la macchina. È la stessa cosa che si imputa alle auto elettriche, non ci sono colonnine. La colonnina è molto più semplice portarla dappertutto, l'idrogeno no. Di conseguenza il camion può avere una sua rete distributiva più diluita, per cui nei lunghi trasporti possiamo andare a fare rifornimento. E tenete conto che comunque, anche se il camion ha consumi nettamente più alti di un'autovettura, con molti meno chili di idrogeno si possono fare molti chilometri, quindi è facilmente ipotizzabile 1500-2000 km tra un pieno e l'altro. Di conseguenza possiamo tranquillamente andare a utilizzarlo nelle flotte, andare a utilizzarlo in tantissimi ambiti. Per cui, per quanto riguarda i trasporti pesanti, chiamiamoli così, l'idrogeno può essere il futuro anche a breve. Per quanto riguarda le vetture, ragazzi, secondo me no. E tant'è che, come vedete, le ultime auto hanno tempi di ricarica veramente rapidi, cioè i 100 km in 5 minuti sono ampiamente raggiungibili. Di conseguenza, capite che sta diminuendo tanto il problema dei tempi di ricarica, e la maggior parte delle persone la caricano a casa di notte. L'utilizzo della carica veloce è comunque riservato a poche giornate all'anno. Quindi è un problema che non esiste, anche dato dal fatto che la corrente, se poi soprattutto te la puoi autoprodurre, capite che potresti avere anche il costo della corrente gratis, mentre con idrogeno, benzina, gasolio, metano e tutto quello che volete, questa cosa non esiste. Di conseguenza, questo, come vi dicevo, per quello che mi riguarda, è il mio giudizio sull'auto idrogeno. Bellissima, piacerebbe anche a me, perché ha l'enorme vantaggio chiaramente del peso, perché l'idrogeno ha un peso contenuto. Ha lo svantaggio, tra virgolette, che oggi ci stiamo abituando all'auto elettrica col pianale basso e le batterie in basso, per cui sono auto spaziose. Molte di queste hanno, ad esempio, come vedete, Tesla, al posto del motore davanti abbiamo un altro bagagliaio, mentre le auto a fuel cell naturalmente hanno il serbatoio sotto, ma le fuel cell chiaramente occupano un determinato spazio anche in altezza, per cui vengono posizionate al posto del motore. Di conseguenza, la macchina, l'unico vantaggio interno lo abbiamo dal togliere determinati organi di trasmissione come il cambio e queste cose qui, però non ha lo spazio al momento, che è incredibile che hanno tenuto le auto elettriche, eliminando completamente tutto. Le auto elettriche, avendo un motore davanti o un motore dietro o entrambi i motori, non hanno alberi di trasmissione, non hanno più niente in mezzo. Di conseguenza, rispetto all'auto termica, auto tradizionale, hanno un grandissimo vantaggio di spazio a parità di dimensioni. L'unico inconveniente, chiaramente, è il peso. Va bene, ragazzi, io spero che questo mio video sia stato interessante. È un po' diverso dai soliti, probabilmente noioso per molti di voi. Chi ha avuto la pazienza di seguirlo, si ricordi di mettere un like e di dirmi cosa ne pensa. Ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti!